Buon pomeriggio a tutti. Mettetevi comodi, mettetevi tranquilli. Ci pigliamo un caffè insieme, magari io più tardi, perché devo un po' sistemare l'ambiente di rasatura, di definizione più che rasatura. Si sente l'audio come si sente? Me lo farete sapere voi. Allora, innanzitutto sono andato a vedere nel mio armamentario, ce l'ho R41 con il manico nero e quindi lo utilizzo questa settimana. Facciamo un bis di R41, del resto mi ci trovo bene, perché non utilizzarlo? Ieri abbiamo visto la spazzola per andare a pettinare la barba, ma perché pettinare? Perché uno non è che... che non sia sufficiente la spazzola, per carità, però per disciplinarla ogni tanto, per esempio per chi ha la barba come me molto riccia, non è male. Sapete che io mi sto trovando molto bene con la barba, mi dà un aspetto veramente diverso, più se già ero bestia prima, adesso lo sono ancora di più. Vabbè, ma ci sta anche, per carità, non è che uno debba per forza sentirsi così, ci si può anche radere, voglio dire, ma non fa per me, però in questo momento. Allora, oggi abbiamo il sapone duro Indian Flower di Messner Tremonia, se ve lo ricordate, che ho già posto con un filo d'acqua, che apparentemente sembrerebbe già assorbito, assorbita. Chubby 2 Synth, che in questo caso vado ad inumidire con acqua tiepida. State bene allora? Acqua tiepida, è già pronto. Questo è pronto. Allora, per evitare che abbia defaianza il sapone, perché comunque conosco Tremonia e so che non schiuma, magari non perfettamente subito, allora facciamo una prima passata, così vado a raschiare un po' la superficie, getto questo sapone che non mi serve. Così sono pronto per non devo scomparire dal video, naturalmente, possibilmente, se no non mi vedete, perché io poi non vi vedo, voi mi vedete ma io non vi vedo. Quindi ho attivato Messner Tremonia in modo che sia attivo, sia pronto, buono. Fiori indiani, leggermente frizzante, con una nota di menta piperita fresco. Alla fine ho scelto anche il Dark Limes, perché si accostava molto bene con questo Indian Flower, Dark Line, sempre di Messner Tremonia. Basta, vado ad armare R41 con le Morris, ormai vintage, Morris Inox. Ma la luce? Adesso devo fare un lavoro di... luci. Ma uno dice, ma non potevi sistemare prima di vernia? Sì, potevo sì. Vedi, così c'è un'ambientazione un po' più soft. Arrivo,
mi manca il pannello LED, ma io poi ho quasi finito, non devo fare molto altro. Si tratta di questo pannello LED, vedete, è bello, è in alluminio, quindi mi sembrava, mi scocciava, non funzionasse più. E allora mettiamolo in... mettiamolo qui, eh? Oh, così abbiamo creato un po' di ambiente, una luce più piacevole, no? Meno abbagliante in video per voi, perché io invece ho la... ce l'ho proprio in viso. Però almeno vedete bene voi, è mica tanto bene, perché si abbaglia comunque. Allora, R41, abbiamo detto... R41 manico black in ebano ecologico, quindi di plastica in pratica. Ebano ecologico. Basta, qua è pronto. Allora, il rasoio è pronto. Qui abbiamo tutto pronto. Io direi di alzare un po' anche la serranda, così abbiamo questa ambientazione così estiva, con il sole un po' oscurato dalla tenda, dalla tenda esterna da giardino, e quindi si sta bene, no? Con questa luce fantastica, si può mangiare anche fuori, no? Un po' presto per me che sto facendo adesso il video. Voi adesso che stiamo invece guardando il video, che siamo nel post pranzo, ci siamo già giocati il pranzo. Allora, qui è tutto pronto. Cosa facciamo? Ah, poi abbiamo l'olio da barba Zeus, Bird Oil. Basta, io vado a farmi il caffè. C'ho Lilli. Vado e torno. Sono pronto, Profumo di caffè. Silenzio religioso. Mi sembra doveroso la ASMR della discesa del caffè, è molto importante perché comunque lascia trasparire il gusto che abbiamo nella scelta del caffè. Sarebbe stato meglio una macchina espresso, però facendo il video quello è, quindi bisogna accontentarsi, insomma. È un po' come avere il dilennio con la barba, no? Bisogna accontentarsi, insomma. Del resto... Non si può avere tutto nella vita. Quando c'era il dilennio che si radeva, lo si poteva guardare. Adesso che non si rade più... Allora, io vado a montare il sapone, il Tremonia, quindi alla tenue luce del bagno di Lernia.
tenue luce, facciamo scorrere qualche goccia sulla Tremonia, Tormao. Strano, non si senta l'omino che getta il vetro nel contenitore. Eh? Ma arriverà, ne son certo. Allora io vado con R41, manico ebano ecologico, angolo molto aperto. Non male. È importante sollevare il pelo perché altrimenti non facciamo una netta linea sotto il collo, eh? Cioè sotto il collo, sulla gola. Il collo è sotto. Adesso direi che si può definire si possono definire i contorni.
Qui sul pomo d'Adamo c'è stato un piccolo regalo. Belli, belli questi contorni di R41. Allora, facciamo una cosa, direi fondamentale, così andiamo a chiudere direttamente i pori con la pietra. Barba la lascio umida, tanto poi farò lo shampoo. E passerei a questo punto ai contorni viso. Prendiamo un po' di sapone fresco. Sembra facile, ma non è difficile. Basta così. Voglio proprio tagliare pochissimo. Definire molto, ma tagliare pochissimo, eh? Bene, fatto questo, risciacquo subito gli attrezzi in modo da averli già pronti e puliti per un prossimo intervento. Mazza mia, che barbazza. Non è male però. Anche il sapone. Cremonia con questo bel profumo Indian Flower, ricercato non dalla polizia. Vado a prendere lo shampoo, che potevo prendere prima, naturalmente.
Eccomi qua, tanto sono già passati quei 20-25 minuti di video. Avevo sempre Zeus, per chi non l'ha visto la settimana scorsa, con fragranza Hood, che ci sta benissimo, la morte sua, con Indian Flower di Tremonia. Ricchi momenti per il Dilernia, dove veramente riesce a godere la libertà di pensiero, di rasatura, a parte che la libertà l'ho sempre avuta, non è che avevo i peli sulla lingua prima. Fragranza Oud per questo Zeus. Ottimo, massaggiamo. Lo shampoo per la barba fa sempre un po' meno schiuma degli shampoo per capelli perché sono più degli shampoo idratanti. Quindi contenendo più materia grassa, naturalmente lo schiumaggio è un po' inferiore, ma non è questo il caso, perché lo vedo abbastanza schiumogeno come shampoo. Bene, vado a risciacquare. Ottima cura della barba. I bordi sono veramente ben rifiniti. È priva di irritazioni, a parte questo piccolo puntino che mi sono fatto prima sul pomo d'Adamo, barba direi morbidissima. Pulitissima, profumatissima, eh? Figo però così, eh? Grosso, mi sento più grosso. Però fatto questo, io direi di non so se dare un colpo di spazzola, ma io direi di no oggi perché vorrei utilizzare l'olio, quindi se uso l'olio
poi non metto, non uso la spazzola, no? Perché sennò poi si potrebbe imbrattare, eh? Allora, qui abbiamo l'olio Zeus, olio da barba, quindi sempre con note, sempre note wood, gruos, nota wood, cioè nota, è profumo questo, non è nota, eh? Non nota wood, ma profumo wood. Mettiamo anche in mezzo alla folta vegetazione, eh? Ho lavato il beccuccio. Lo asciugo. E allora vado a distribuirlo sulla barbazza. Qui addirittura posso distribuire meglio la mosca in modo da andare a coprire le zone che non sono coperte dalla barba in modo omogeneo e basta. Io direi che, e forse addirittura migliore la barba messa a posto con le mani sapientemente piuttosto che la spazzolata, devo dire, perché dà quel senso un po' più di naturale, di meno pettinato, quindi, no? Un po' più selvaggio, un po' più rock, natural, insomma. Mi lavo le mani dall'olio. Cosa manca? Io direi che mancherebbe un po' di idratante, magari, per la pelle un po' secca del... un po' secca, normale, dai. Visto il caldo, poi non è neanche tanto secca, insomma. Allora, cosa abbiamo? Oggi metto la bava di lumaca Felix mi ricorda il gatto, quello era Felix, però oh. Allora, bava di lumaca per la dilernia. Come vi sembra allora la cura uomo? Ma poi tanti mi scrivono, mi dicono, ma non riconosco più il canale, non ti guardo più, perché non ti radi più? Ma guardate che fate malissimo a non guardare, perché ci sono 80 canali di rasatura, cosa volete vedere? Sempre la rasatura. C'è la cura uomo dal Divernia.
Non guardate la barba, guardate la cura della pelle anche. Prodotti che invece di comprarne 50 ne prendete qualcuno di ottimo e soprattutto non li tenete nell'armadio a fare la muffa. Allora, Helix Face, io poi metto tutto a posto subito perché è un po' un'impronta lavorativa, perché se non metti a posto subito la roba si accumula e poi, infatti, la mia scrivania è senza carta. Ci sono i consulenti che vengono a fare la ISO, i controlli ISO per verificare se ci sono dei documenti in giro. Sulla mia scrivania non ci sono documenti. Io lavoro elettronicamente. La carta non so nemmeno che cosa sia. Non la voglio vedere. Allora, fatto questo, mi mancherebbe una fragranza. Una fragranza, quale posso usare? Fragranza posso utilizzare. Allora, vediamo un attimo. Ah, sì. L'ho trovata la fragranza che mi interessa. Allora, per andare poi a integrare tutto il bouquet, per fare questo bouquet fantastico, scelgo Opium di Yves Saint Laurent, se non sbaglio. Questo è Yves. Vabbè, comunque Opium. Te capì? Vado io. Eau de parfum, questo è fortissimo, Mi sentono arrivare da qualche parte. Sulla barbazza, molto dolce, opium, tanta roba opium. Allora, che ore abbiamo fatto? Non lo so, però comunque siamo abbondantemente oltre i 30-35 minuti di video. Vado nell'oculo a questo punto, vado nell'oculo, tengo pronto il telecomando. Potevo darmela una spazzolata, però diciamo che magari sabato prossimo senza olio ci sta una bella spazzolata. Ma comunque è una barba tenuta, eh? No, è anche più lunga di quella di Cannavacciuolo. Cannavacciuolo è un grande, comunque è grosso quello. Ti mena pure. Allora, noi ci vediamo mercoledì, quindi ci vediamo mercoledì per una puntata. Allora, cos'è che va in produzione mercoledì? L'ho fatto ieri sera il video. Parleremo, sì, adesso ricordo. Allora, mercoledì parleremo dei barbershop. Quindi parleremo dei barbershop. In particolare per chi avesse intenzione di aprirne uno, ma non per quanto riguarda per forza la cura della barba, ma parleremo dei barbershop perché sono quei punti in cui ci sarà la cura dell'uomo, no? Perché il futuro poi si riverserà in quei punti. Se saranno furbi gli imprenditori che hanno ora un barber shop si renderanno conto che bisognerebbe ampliare questa cosa che l'uomo è ancora un po' di scorza dura, per quello che un po' mi dà fastidio quando sento, cioè non è che mi dà fastidio, però provo tenerezza nelle persone in cui mi dicono: ma di lei non tira di più, però. Però ragazzi, ma si è tutto trasformato nella cura dell'uomo. Quindi, cioè, non dovete pensare sempre alla rasatura, ragazzi, però bisogna pensare un po' oltre, essere un po' laterali, perché sennò veramente non. Cioè, siamo ancora indietro, eh. Dobbiamo pensare un po' avanti, un po' avanti e cercare di capire che la cura dell'uomo è molto
più importante della rasatura, perché è il futuro, perché il mercato non è ancora arrivato e arriverà, lo sappiamo, e sarà un mercato anche molto ricco. Te capì? Stavo pensando di andare a Dubai. Ma l'aspetto del dubaista ce l'ho comunque. Mi metto. Mi metto un vestito di quelli giusti. Pensateci. Vabbè, ma chi ha guardato questo video, chi guarda questo video comunque. Sa benissimo, no? di cosa parlo, quindi chi se n'è andato, pace per lui, buona pace per lui. Io vi ringrazio per la visione, vi auguro una buona domenica, vi mando un abbraccio, grazie per essere presenti sempre in chat erotica, ci sono anche delle persone che comunque mi hanno scritto. In privato mi hanno fatto i complimenti e questo mi rende comunque molto contento di continuare a fare i video. Ammetto che magari intorno a gennaio, febbraio e anche marzo, le persone comunque titubanti che poi se ne sono andate mi hanno lasciato un po' con amarezza. Addirittura ho visto persone che mi hanno tolto l'amicizia da Facebook, non che me ne freghi più di tanto, perché comunque chi se ne va lascia il tempo che trova, insomma, però addirittura pensate che tipo di amicizia poteva essere quella che quando cambi tema video ti tolgono l'amicizia, ma veramente le donne sono molto avanti in questo, e noi uomini siamo molto indietro. Che gente. Va bene, vi abbraccio, grazie ancora per la visione. Il telecomando è qua, io ci sono, stacco, spengo se si spegne. Un abbraccio a voi. Ciao. Clic.